Ma come mai fuori non funziona e qui sì? Yeah! Weekend! A Vietri sul Mare, gli alunni che non effettueranno la regolarizzazione del pagamento relativo al servizio di trasporto scolastico non potranno più usufruirne. Un monito questo pubblicato dall'amministrazione comunale che lascia senza parole molte famiglie delle frazioni di Molina e Dragonea, dove da diverso tempo le scuole risultano ancora chiuse a causa di lavori di ristrutturazione. L'avviso, pubblicato nelle scorse ore, dunque, oltre a sollecitare i genitori degli alunni a compilare la richiesta del servizio con la relativa assunzione di responsabilità, li invita a saldare urgentemente i versamenti relativi alle singole mensilità, il tutto da effettuare entro e non oltre il 31 ottobre, pena l'esclusione dal servizio. Ed è proprio questo a suscitare maggiori polemiche, dato che molti bambini corrono il rischio di non poter raggiungere la scuola perché non più autorizzati a salire a bordo del mezzo di trasporto. In merito alla questione non si è fatta attendere la replica da parte dell'amministrazione comunale con la consigliera con delega ai trasporti, Anna Laura Raimondi. L'approssimazione con cui è stato scritto il volantino è la sintesi del funzionamento della macchina amministrativa, tuona la consigliera Raimondi, che dichiara di aver visto l'avviso solo dopo la sua distribuzione. Un manifestino che forse si presta facilmente a fraintendimenti, soprattutto ai fini di una strumentalizzazione politica. Il pagamento del servizio non è certo una novità, prosegue la Raimondi. Infatti, la spesa del trasporto scolastico è una spesa compartecipata. Da anni, probabilmente dall'istituzione stessa del servizio, le famiglie pagano una retta mensile. Attualmente l'importo da pagare per il servizio è di 15 euro, tuttavia per le famiglie indigenti o temporaneamente in difficoltà, l'ufficio dei servizi sociali, effettuata una verifica, dispone a seconda delle gravità della situazione un'agevolazione o un'esenzione. Inoltre la consigliera Raimondi ha fatto sapere che negli ultimi anni i bambini del plesso di Dragonea, proprio perché impossibilitati a frequentare la propria scuola, sono stati esonerati dal pagamento, cosa che avverrà anche quest'anno e che si intende estendere anche ai bambini di Molina. A eccezione di questi due casi, spiega ancora la delegata ai trasporti dell'amministrazione De Simone, gli utenti devono provvedere al pagamento della retta. Cosa ancora più necessaria è che i genitori si apprestino a autorizzare formalmente i loro bimbi a usufruire del trasporto. Sarebbe opportuno per il futuro stabilire una rimodulazione della spesa per fasce di reddito.